Ho ricevuto tantissime email da persone che mi chiedevano in che cosa consisteva questo metodo, il metodo Alonso. Ti farò pertanto una sintesi molto breve di che cosa è questo metodo, di cosa consiste e quali sono i benefici e i vantaggi che puoi avere. Oggi l'uomo ha conquistato gli spazi celesti, si è impadronito delle profondità marine, ha conquistato veramente delle mete che fino a pochi anni fa era semplicemente pura fantascienza immaginarle. Eppure oggi tantissime malattie, soprattutto quelle croniche e degenerative, sono in progressivo aumento e tantissime persone soffrono, hanno una qualità di vita molto molto scadente. Ora, perché questo? Da cosa deriva tutto ciò? Una grande parte di questa problematica interessa proprio lo stile di vita individuale della persona, che è sempre più scadente perché si mangia sempre peggio, si sbaglia molto spesso l'alimentazione, si conduce uno stile di vita non sano. Ora, ho creato proprio un metodo per renderti consapevole in merito ai cibi e all'acqua, che bevi costantemente, all'esercizio fisico che fai quotidianamente, proprio per renderti edotto dell'importanza che hanno queste cose come impatto sulla tua vita. Se riusciamo a farle nel giusto modo, possono veramente rivelarsi delle armi preziose per la tua vita, per migliorarne la qualità. La medicina, la sanità in generale, vive un momento molto particolare, ci sono tanti protocolli standardizzati, si tende a depersonalizzare proprio la persona con degli standard e con una burocratizzazione abbastanza eccessiva. Io ritengo invece che il concetto di medicina deve essere assolutamente individuale e specifico per le tue esigenze, quindi ogni persona ha bisogno della giusta attenzione, di essere vissuto in un contesto assolutamente personale e individuale con un tipo di medicina che sia centrata sulla persona e soprattutto personalizzata. Per cui ho messo in piedi questo metodo basato fondamentalmente su quella che è stata sempre il caposaldo più importante, che è la visita medica, una visita accurata, che nel caso mio dura diverso tempo, anche può durare più di un'ora, dove andiamo a vedere tutto quello che sono le fasi fondamentali della tua storia, con un'anamnesi accurata e soprattutto con un esame obiettivo molto specifico, dove lì già andiamo a capire se c'è un fegato ingrossato, se c'è un intestino che è costipato, se c'è un cuore che funziona in maniera corretta oppure o meno, e tante altre cose. Dopo la visita occorre basarsi su dei parametri scientifici, quindi ti prescriverò delle analisi mirate, accurate, dove dovremo basarci, quando faremo il nostro percorso terapeutico, su dei dati assolutamente i più precisi possibili. Non possiamo basarci su delle idee o delle congetture o fare delle diete o fare dei percorsi basati su che cosa. Dobbiamo veramente basarci su dei parametri molto specifici. Dopo aver valutato attentamente i tuoi esami di sangue, gli esami strumentali, qualora ne avessi o se necessitassero, è necessario quindi predisporre l'organismo alle migliori condizioni per attivarne i naturali sistemi di difesa. Quindi con dei percorsi personalizzati che mirano prima di tutto a detossinare, a disintossicare il tuo organismo da un eccesso di scorie acide, un eccesso di tossine, e riequilibrare quelle che sono la funzionalità degli organi. Una volta fatto questo, vanno fatti dei percorsi personalizzati, sempre tutto quanto a livello alimentare, basando tutto sulla combinazione dei vari cibi tra di loro e sulle sequenze, piuttosto che focalizzarsi sulle grammature o sulle chilocalorie antiche, perché oggi considerare l'organismo come uno sterile conto di chilocalorie nel 2018 è un po' troppo riduttivo. Durante il percorso, durante questa mia metodologia, focalizzeremo l'attenzione in particolare sulla tua idratazione, quindi sull'importanza di idratarti correttamente, cosa che vedo che oggi è un argomento troppo spesso sottovalutato e che può causare anche dei danni importanti alla tua salute. E a seguire ci sarà anche la possibile integrazione della fitoterapia, quindi dell'utilizzo di erbe, che coadiuveranno tutto il percorso alimentare solo quando necessario, e in ultimo anche l'aspetto anche farmacologico, che verrà utilizzato solo quando strettamente necessario e evitando di abusare in modo anche pericoloso con un fai da te spesso di farmaci che possono anche compromettere il tuo stato di salute se non utilizzati in maniera oculata e precisa.
Quindi, come vedi, una metodologia che parte dal principio, dove ti guida da un punto, che ti guiderà passo passo per portarti alla risoluzione di quella che è la causa che ha generato la tua problematica, per darti quello che è uno stile di vita il più corretto, il più sano possibile, che ti porterai per tanto tanto tempo e che guiderà la qualità della tua vita al meglio. Se ti è piaciuto questo video, lascia un commento, iscriviti qui al canale, potrai seguirmi in quelli che sono dei contenuti di valore. Ti ringrazio tanto per l'ascolto.